Grande amico di YouTube, benvenuto a Io Fligo Tutto! Cari amici che siete a casa, io sono Valerio, questa è la mia cucina. Priva di senso può sembrarvi la ricetta che vi proponiamo oggi: il gelato fritto. Eccolo qua, è una ricetta che mi avete chiesto in tanti, non credevamo fosse possibile realizzare nella vita reale e invece abbiamo trovato il modo di farlo. Quello che vi serve di ingredienti? Dell'ottimo gelato, crema, abbiamo scelto la crema perché c'è un motivo. Gelati a base di crema e latte sono meglio che quelli a base di acqua. Reggono la frittura, che stiamo qui a raccontarci favole. Friggiamo il gelato e vogliamo friggere quello alla frutta che è più leggero, più... No! La crema, il cioccolato, i gusti più carichi. A nostra disposizione avremo del gelato, della fecola e della farina in quantità che adesso verranno ridoppiate. 50 di fecola, 150 di farina. Di acqua quant'è invece? Ok. E soprattutto il nostro ingrediente segreto: pane per tramezzini. Voi dite che c'entra il pane con il gelato, con la frittura? Ragazzi, un po' di pazienza, scopritelo. Da cosa cominciamo? Dallo scaldare l'olio. In questo caso, essendo una ricetta ai confini della realtà, non potevamo utilizzare l'olio di zio Bartolo. Vediamo se riesco ad aprirlo. Non riesco. Produzione? Ah, beh, c'era un trucco, ragazzi. Questa è una grande lezione di vita. C'è sempre un trucco dietro. Signori, è stato un piacere suonare con voi. Accendiamo il fuoco e immergiamo il nostro olio. Ah, cavolo, è vero, c'ha il tappo. Anche questo è paranormale oggi. Una musica paranormale per far scendere l'olio? Più Star Trek. Non mi ricordo come va avanti. Quello di E.T. come faceva? No, quello è Jurassic Park. Vedete come ci disfiamo della bottiglia in maniera paranormale? Michael Jordan. I believe I can fly. Italiana. Il fritto che cerchi non è lontano. Apro il mio scatolone fabbricone e tiro fuori la pellicola, ragazzi. Poi non ho le unghie. Bene, dunque, state. Perfetto. Tagliamo via. Signori, servitevi di cucchiaio da gelato. Lo inserite all'interno della vostra vaschetta, che dir si voglia, e create una pallina. Non è una pallina? Più bella, più grande. Così, così, così. Isa, tu che sei esperta di palline, di gelato. Come ti sembra questa? Una bella pallina? Eh? Nel caso in cui non dovesse riuscirci, abbiamo ancora 300 grammi di gelato e possiamo riprovarci. Raga, ditemi voi se questa non è o non è una pallina di gelato. Questa nostra bella pallina di gelato adesso finirà nel freezer per circa 4-5 ore per solidificarsi ancora di più. Ce li avete 4-5 ore di tempo? No? E allora rinunciate al gelato fritto, cari signori. Seguitemi, seguitemi, venite con me. Viene nessuno? E adesso 5 ore di attesa. Scherzo, in realtà le abbiamo già preparate 5 ore fa delle palline sia di crema che di cioccolato e le vado a prendere. Seguitemi, seguitemi. Sono un bravo giocoliere, vero? Eh? Eccole qua, le nostre palline crema e cioccolato Simeon. Guardale, me le stai inquadrando bene le mie palline? Che cacchio ti ridi? Cioè, devi essere un attimo professionale. Andiamo a liberarle, a meno che non siate ghiotti anche di pellicola. Ok. E vai. Queste sono le nostre palline che rischiamo di perdere se non rimettiamo in freezer. Cazzo, che disastro che è sta ricetta. Prendiamo il nostro bellissimo pane. Ho capito che non ho la forza nelle mani. Da un po' di video a questa parte non riesco ad aprire senza le forbici. Tiriamo fuori una sola fetta e voilà. E adesso, forniti di matterello, cominciamo a scazzarla, come si dice dalle mie parti. Piano. Andiamo a farlo anche questo verso. L'avete vista la mia fettina di pane schiacciata? E secondo voi adesso cosa succederà? Seguitemi! No, non potete seguirmi come prima. Io direi di cominciare dalla crema. La disponiamo sul nostro fantastico tappeto persiano di pane. Cominciamo a avvolgerlo. Un pacchetto regalo praticamente. Una volta che raggiungiamo la forma desiderata. Un caciocavallo. Che bello, eh? E pensate, tutto questo sarà mangiabile. Sembra una cosa al momento strana che non avete mai visto nella vostra vita. La verità è che è veramente strana e non l'avete mai vista nella vostra vita. Adesso dobbiamo ripetere l'operazione di prima e la mettiamo nel freezer per 5 ore. Ripetiamo l'operazione anche per la pallina di cioccolato. È un sogno riuscire a friggere il gelato e noi oggi lo realizzeremo. Valerio, meglio della politica. Voglio cambiare la tecnica, tipo involtino. Vedete che questa esce meglio?
Bella pallina. Vorrei già morderti, pallina. Scusate, è bello avere un rapporto con gli alimenti. Ed ecco qua il nostro secondo panozzo. Il gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Sì, oggi io l'ho fritto. Amici esploratori, internauti di mondi lontani, lontanissimi, eccoci qua con la ricetta del gelato fritto. Cosa ci serve adesso? Ci serve la farina e la fecola che andremo a unire assieme nella boule, quella grande. Questa è la nostra grande cavalcata verso il gelato fritto. Immergiamone poco alla volta. Forse dovrei spingerlo con la forza della discografia. Gelato fritto fritto, dolce un po' salato tu, gelato fritto amato. È pronta per essere immersa nell'olio. Signori, già vi vedo sulle spiagge d'Italia che chiedete il vostro solito gelato, ma lo chiedete fritto. E adesso immergiamolo nel nostro olio bollente e pregherei tutta la produzione di cominciare un canto di preghiera affinché riesca il gelato fritto sul serio. Guardami, Simeon, secondo me riesce. Secondo me non sei veramente albanese. Non ci assomigli nemmeno a Dermal Meta. Anche tu a Dino Bam. Non ci assomiglio. Porca puttana. Si esplode, è da ridere. È fritto il mio gelato preferito, è solo quello fritto. È pronto? Ragazzi, ma che cos'è? Lo mangiamo adesso. E allora via la carta fritto e sì ai piatti della domenica della nonna. Questo che è il più grande lo dividiamo, anche l'altro lo dividiamo, perché è uno snack da dividere in compagnia. Oh, raga, guardatela, ragazzi. Mangiamo. Assaggio io per primo, vai. Venite tutti ad assaggiare il gelato fritto. Mentre loro si strafocano di gelato fritto, vi ricordo che in descrizione trovate tutti gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta e anche i link per poterli acquistare. Inoltre vi ricordo che potete sempre iscrivervi al canale di Cucina da Uomini e se non l'avete fatto, male per voi, fatelo subito e attivate anche la campanella perché vi arrivano tutte le segnalazioni dei video che pubblichiamo ogni settimana qui sul canale. Seguiteci anche su Instagram dove potete anche taggarci, se volete taggate anche me, chiocciolina ciao da Valerio. E che dire, ragazzi, continuate a seguirci perché da queste parti si mangia bene. Ma ho fritto il gelato. Gelato, ed è buono? È buonissimo, è buonissimo. Quando vengo a casa poi te lo faccio, va bene? Finalmente tutti i vostri sogni diventano realtà perché dal 19 marzo è disponibile in libreria il libro di Cucina da Uomini. È straordinario. Qui sotto in descrizione trovate tutte le date del nostro book tour e su come fare per venire ad incontrarci. Non mancate, vi aspettiamo.